Dietro i fatti ci sono 309 morti all'Aquila, certo. Ci sono i morti di Giampilieri, ci sono i morti di Sarno, certo. No? Allora, non ci si può trincerare dietro quello che è stato detto, è stato scritto 5 giorni fa nella nuova archiviazione per il comune dell'Aquila. Io non parlo del sindaco Cialente, perché non è una lotta personale tra me e Cialente. Ci poteva essere lei, ci poteva essere chiunque, no? Ad essere sindaco quel periodo e quella notte. C'è la cosa fondamentale, cioè l'assunzione di responsabilità. In questo paese non si assume nessuno la responsabilità di quello che si è fatto. Consigliere, mi permette una cosa? Io capisco perfettamente quello che sta dicendo. No, chiudo. No, prego. Io entro in sala operatoria ogni momento. Quando entro in sala operatoria è come voi. Voi quando scrivete, fate i pezzi, vi assumete la responsabilità di quello che scrivete, no? Di quello che fate. E siete perseguibili immediatamente per quello che fate, come lo sono io. Io non capisco perché a livello istituzionale, no? Più si alza il livello, più si abbassa e più non c'è l'assunzione di responsabilità. E nessuno va alla ricerca di responsabilità. Questo è l'unico paese al mondo in cui non c'è l'assunzione di responsabilità. Allora, e chiudo, giuro, però nel momento in cui uno viene chiamato, cioè uno sente, deve dire. Non si può dire che se uno aveva il piano di protezione civile più bello del mondo e lo aveva in un cassetto, quel piano è servito. Un sindaco di una città mi deve dimostrare a chi non c'è più che quel piano è servito a salvare una vita. Poteva salvare la vita del centenario, significa che ha fatto il proprio dovere quel piano. Se non lo ha fatto, significa che c'è una responsabilità giuridica. Dopodiché i piani tiriamoli fuori. Allora perché? Io sono 5 anni e non ho mai visto una campagna da parte della stampa aquilana e nazionale nell'andare a chiedere quello che ho chiesto io in tribunale 10 giorni fa, quando il giudice mi chiedeva perché, mi ha fatto la domanda, non rivelo nulla perché avrebbe dovuto rinviare a giudizio il sindaco, ma non Massimo, non Massimo Cialente, il sindaco in questione. Io ho risposto, ho chiesto leggilo la domanda. Lei è il giudice che abita in questa città. Faccia la domanda a se stesso, oppure chieda a chiunque di questa città, a qualsiasi cittadino di questa città, ma se lo chieda prima a se stesso, se lei prima di quella notte, nei 6 mesi prima, era a conoscenza del piano di protezione civile, era a conoscenza di esercitazioni pratiche fatte, era a conoscenza di tutto quello, era a conoscenza dell'attuabilità del piano di protezione civile. Nel momento in cui risponde a questa domanda, che lei era a conoscenza di tutto questo, non lo deve rinviare a giudizio, perché ero io che non ero a conoscenza ed è un fatto mio, no? Nel momento in cui invece è il contrario, lo rinvia a giudizio, ma non per condannarlo, perché poi i processi non si fanno per condanna, si fa un processo per andare ad analizzare le carte. Consigliere, però io comprendo. No, consigliere, perché...